sono Filippo Minelli, faccio l'artista, comporrò una tela, farò una scritta Often. Utilizzerò degli acrilici, poi una serie di collage con carte colorate, catrame, delle foglie oro, argento che poi dovrò anticare con degli acidi e tela grezza, stencil e altri materiali. Lavoro sia in studio che in strada. Quello che faccio per i miei interventi artistici è inserire parole in contesti studiando appunto la parola nel posto in cui viene fatta. Su tela invece, appunto perché non c'è un determinato contesto in cui inserire queste parole, continuo a scrivere più e più volte sempre le stesse parole, a volte in italiano, a volte in inglese, diciamo facendo uno studio dell'uomo partendo dal linguaggio. Ho cominciato a 14 anni facendo graffiti nel senso più stretto del termine, insomma tag, graffiti in città, treni, insomma tutto questo tipo di cose. Scrivevo il mio nome, il nome che utilizzavo per firmare in città e da lì ho cominciato a fare tutto quello che fanno i writer non tradizionali. Ho iniziato facendo graffiti attorno a casa mia, poi ho cominciato a girare nelle città più importanti italiane, poi all'estero. Da lì ho iniziato a sentire un bisogno di evolvere un po' quello che stavo facendo e non limitarmi a scrivere il mio nome, ma sono sempre rimasto molto legato al fatto di utilizzare il linguaggio, la parola, anche soltanto semplici lettere inserite in determinati contesti. Ho iniziato poi a viaggiare molto e cercare di affinare quello che stavo facendo, pensando ogni volta a un concept preciso per ogni posto in cui andavo a intervenire. Ho iniziato a fare i primi lavori nel sud-est asiatico, fra Cina, Vietnam, Cambogia, in Palestina, in Sud America, Africa. Da lì ho ripreso diciamo, una parte di questo tipo di cose che era il lavoro su tela, che ho accantonato per qualche anno per dedicarmi praticamente in toto all'attività in esterno. Adesso sto trovando un equilibrio abbastanza forte fra i lavori che faccio in città e quelli che faccio su tela, continuando, o meglio evolvendo, un lavoro che avevo già iniziato tempo addietro, legando la parola e rappresentandola su tela, disponendo le lettere della parola e decorandole con pattern diversi, in modo da creare un insieme omogeneo che a volte è più pop, a volte invece è più materico, a volte mischiando tutti questi canoni estetici come nel lavoro che ho fatto, in modo da creare un tutt'uno che possa funzionare. In questo quadro ho scritto Often. Nei lavori in esterno cerco sempre di trovare un concept per la parola che scrivo in un determinato contesto, mentre sui quadri continuo a ripetere parole all'infinito, reinterpretandole nelle forme, nei pattern. Non c'è un significato univoco per ogni parola e non c'è un... Il linguaggio è formato da centinaia di sfumature che cambiano a seconda del contesto, appunto per questo non c'è un modo di rappresentare una parola o la situazione che la parola rappresenta in un modo solo. E quindi continuo a riscrivere parole, parole, parole con colori diversi, materiali diversi. La scelta dei pattern non è mai casuale, a volte cerco di combinare semplicemente dei canoni estetici, in altri casi invece cerco di combinare i colori, le forme, i pattern stessi in modo da riuscire a rendere un periodo storico in un modo abbastanza evidente, oppure il conflitto o la compenetrazione di periodi storici. (Musica)